Perché c'è quello che fa speculazione, che è figlio di puttana, che sta facendo speculazione e porta il barile di petrolio che costa 120 euro, dollari, quando in realtà dovrebbe costare 35. Per arrivare al punto, e concludere, quindi nel 71 avviene questo cambiamento. Da gold standard diventa fiat money, cioè praticamente prima c'è un cespite da cui nasce questo valore, poi dopo non c'è più, ma il valore viene integrato da quel bene che viene prodotto da qualcuno e lo mette sul mercato. Quindi dal lavoro e dal Ah, sì, dal lavoro della gente, dell'energia, del profit. Allora, ne entriamo nel dettaglio perché sennò sì. dice la scuola. Ah, scusa. Guarda, io ho parlato un'ora e mezza, ma potrei, dov'è? Io faccio i corsi 4-5 giorni servono, ma 4 pieni. Perché sennò capisci qualcosa, perché qualche cosa, qualche diciamo dissonanza la percepisci, no? Quindi stai attento, ti arrizzano un po' le orecchie, no? Ma per capire davvero occorre entrare nel merito e spiegare, per esempio, le Sì. Lì. apnee. Prima le apnee erano basate su niente, non c'era manco il fiat money. Lì semplicemente era una valuta o non era marco, ma qualunque fosse stata una moneta a corso legale, non era manco una moneta, che però è imposta dalle armi. Quindi sono arrivati gli americani con le armi, hanno detto adesso si paga più con la lira, si paga con le armi. E tu pensa, il cambio della lira rispetto alle lire veniva fatto 100, un dollaro 100 lire e le lire valevano 17 lire vere, le lire, capito? Dopodiché, avete mai sentito parlare della famiglia Baker? Bilberg, Abete, Abete. tu, vabbè, quindi Bilderberg, sai cos'è? Cioè, Così. vabbè, Abete non lo sa nessuno, come ho detto prima, i tre presidenti cugini tra di loro. Abete, allora, mentre allora tu pensa, la conquista dell'Italia è avvenuta lo sbarco in Sicilia dagli americani il 9 luglio del 1943. Gli americani, lo Stato americano, aveva già messo a punto le bozze delle ambire già a luglio del 1942, un anno prima. E quando poi sono riusciti a sbarcare, hanno buttato dall'aereo, mi pare 4 miliardi di dollari equivalenti, erano stati stampati negli Stati Uniti da Forbes. Dalla tipografia Forbes e poi sono andati avanti così, ma a un certo punto arrivano a Benevento dove esisteva una tipografia Abete. Questo Abete ha fatto un salto di qualità, esisteva da 40 anni più questa tipografia. Come arrivano gli americani, lui diventa un nabacco, Antonio. Diventa presidente degli industriali romani, lui sempre, Antonio. Il figlio diventa ministro. E c'è, Perché? Perché hanno stampato i soldi così, no? in società con, vediamo se ci arrivi, la famiglia, quella napoletana che dà una scarpa sinistra e una scarpa a destra. Quelli che c'erano le navi di linea, A Tirreno, cioè. No, vabbè, non so. porca miseria, No, dico, di turno. tipo Grignani, no, adesso non mi viene in mente il nome Ma insomma, sapete la tipografia dell'America, degli americani?
nessuno che non si sia fatto corrompere dal potere. Tu dici, insomma, questa cambiale si trova. Insomma, quindi questa cambiale. Allora, la cambiale. Non può essere ricomprata. Non può essere comprata da una banconota che Fiat muore. No, può essere. Mentre questa banconota. È girabile la cambiale. È trasferibile la cambiale ancora. Sì, allora. La cambiale sociale. Capiamo la cambiale sociale. Allora, la cambiale sociale. Ve l'ho fatta vedere, c'è la cura, no? Questo sì. Allora, lì ci sono tutti i riferimenti che vanno seguiti per la visione. E lì, sulla facciata principale. C'è la data, la firma, il pagamento, quando scade. Sì, è una cambiale normale. È una cambiale. Però c'è una caratteristica importante. Dimmi. Ah, serie di caratteristiche importanti. Allora, siccome la situazione. Allora, no. Dunque, nel corso dei secoli, negli ultimi 150 anni, in particolare 130, ci sono state molte situazioni analoghe. La gente non c'ha memoria fino a ieri, ma anche, guarda, anche qui in Italia, nel 1978, 79, 80, c'è stato un periodo in cui sono state messe una serie di banconote che erano assegni circolari, erano mini assegni, li chiamavano, mini assegni. Per che cosa? Che servivano per sostituire le monete di conio, 200 lire, 50 lire, sì, che non c'erano più. Sì. E allora le banche stampavano questi mini assegni. E quindi un'altra cosa che c'era valore legale era il gestore telefonico, no? Ma non solo, tantissime altre cose. Adesso per esempio ci sono. Perché c'eravamo il capo, sì. Certo. Quindi la cosa importante che diciamo definisce la cambiale sociale è la deperibilità. Reperibilità. Deperibilità. Deperibilità. Sì, cioè fai conto che tu fai una cambiale da sociale da 1000 euro, ma la cambiale serve per comprare l'olio, quindi anche di 50 euro. Diciamo che il tetto massimo mensile che ciascuno di noi, perché tutti possono emettere la cambiale sociale, raggiungibile, questo detto è 1000 euro al mese, però frazionato da 50, da 20, da 30, da 80, da 200. Ma pagano sempre il bollo dello Stato? No, perché? Allora, una convenzione internazionale è una convenzione internazionale ineludibile, no? Hai firmato, hai ratificato il Parlamento. Allora, vi faccio vedere una cosa. Qui ci sono i miei libri che li volete comprare o anche semplicemente prenotarli. Il fatto che la gente non sa le cose, quindi se non sa le cose come fa a far rispettare i miei libri? Se devi per forza appoggiare un avvocato, un perito, eccetera, che magari manco lui lo sa, siccome tu non sai niente, non sai neppure se lui fa un po' cerchio di ignoranza. Infatti dicevo, i ciccini, gli avvocati, i giudici neanche lo conoscono, lo sa solo il Vaticano. Lasciamo perdere. Non mi fare entrare in quel discorso lì, perché gli dico, guarda, ti prenderei a farci da culo quelli dei giudici. Perché sono persone di buona fede, che sanno tre cose e non sanno che cosa è. Articolo 104 del testo unico cambiario, quello approvato dalla Convenzione di Ginevra del 1930. Tuttavia, no, una convenzione internazionale non si cambia una virgola, hai capito o no? Allora, articolo 104, la validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, che è una definizione diciamo normativa, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Allora che vuol dire? Che non ci devi pagare il tasso. Non devi pagare il tasso. Io una quindicina d'anni fa ho denunciato il ministro della finanza, all'epoca era Torino di Pesaro.
che girano ogni anno in Italia. Ma guarda, io in realtà non ho neanche chiarissimo cosa si va a cambiare. Tu ma come lo fai? Tu? Io ho in grandi linee. Che so, quanti milioni, miliardi di euro possono esserci in giro? Adesso. Pezzi di carta, adesso come adesso pochissime. E allora? Che sarebbe? 700 miliardi di euro. Ma che cosa sono esattamente? Vabbè, poco. 700 miliardi. E mezzo quello che c'è campo al mondo. Come vengono prodotte? La gente non lo sa. Ah, finanziario. No, no, cioè, le usano prevalentemente chi va in banca a prendere finanziamenti o con le finanziarie o i finanziamenti. Ha garanzia della, appunto, cambiaria del mutuo, del prestito che fa. Cioè, non circola più fino al 1980-85, giravano come farfalle, li chiamavano all'epoca, fra i piccoli imprenditori, le aziende, anche i privati. Io personalmente ho firmato circa 250 milioni nel 1980, e secondo un milione e mezzo o due, capito? Quindi questi signori che si arrogano il diritto di cambiare le leggi internazionali, io l'ho denunciato per strozzinaggio, per usura, eccetera. Però gli stessi che no, perché qua è spiegato in un altro articolo, effettivamente si può bollare, però lo dicono i governanti italiani, non lo dice la Convenzione Internazionale. La Convenzione Internazionale dice quello che ho detto io. Invece i governi, da una serie di anni, dicono no, bisogna citare il 12 per 1000, adesso il 13 per 1000. E non è vero, non te li do, perché c'è scritto che non te li devo dare. E poi adesso, nel 2009, il signor Berlusconi si è inventato, a proposito del riciclaggio monetario, piazzale, dei supermercati, no? Per la moneta elettronica, no? Boliviane assurde, dice che no, adesso devi dare, perché se lo vuoi diventare trasferibile, un euro e mezzo, un bollo da un euro e mezzo. Qua c'è scritto che non te li devo dare. Non è che me lo sono inventato, questa è una convenzione internazionale. Ma lo vedo, no? Hai capito? Ma comunque, ora di altri di questa questione del bollo, esattamente come funzionano queste cambiate sociali? Non ci arrivo, devo spiegare, no? Sì. Cioè, come compone il tassello? Allora, il discorso è semplice. Un certo Cedius Gessel, forse l'avrò già nominato, era un ricercatore finanziario, faceva il commerciante, il bancario, il banchiere, un po' tante cose, però era una persona per bene. Aveva capito una cosa importante: lui aveva vissuto due crisi economiche forti, perché lui era un commerciante internazionale, e in quel periodo lì era in Argentina, che periodicamente c'ha delle crisi, come nel 1992-94, 20-30% al mese, no? Ecco. E all'epoca, nel 1892, cioè 130 anni fa, si era trovato in Argentina e aveva capito come era andata la questione. E allora ha detto: troviamo una soluzione. E la soluzione era una banconota che doveva avere il bollo. Allora non c'era ancora la legge della Convenzione Internazionale, voleva il bollo mensile per farla continuare a valere proprio a causa della svalutazione. Io ti do 10 riali argentini, no? E però nel giro del mese mi perdi il 20%, tu ci metti un bollo del 20% del valore e continua a andare a giro, no? Mi segui? Certo. È banale, no? Ma il bollino blu a mano. Certo, metti il bollo. Era dal 20%, però tu vai dal tabaccaio, ci metti l'altro bollo del 20%, va bene, passa la revisione. E quindi crei credito, nel senso di fiducia, no? Pure se c'è la valutazione, quanto vuoi, però c'è anche la fiducia. E quindi aveva capito lui che la valutazione è qualcosa di reale, che è di concreto, e aveva messo in atto una misura per ovviare a queste cose, e cioè aveva detto: siccome il bene che io compro
5 anni vale un cazzo. Allora, tu mi devi spiegare, magari hai comprato con la finanziaria, no? Facciamo 10.000 euro. 10.000 euro, dopo un anno, quanto valgono? 12.000? Dopo 3 anni, quanto vale? 15.000? Dopo 10 anni, quanto vale? 20.000? Allora, tu mi devi spiegare, come cazzo è che il bene che è mette a valore, mette a oggi, considera che prima c'era l'oro, no? Quindi manteneva il valore, no? Quella banconota, quel finanziamento, cioè quel valore che la banca ti prestava e che giustamente andava pagato, no? Tra virgolette, giustamente. Qualche, comunque ti dava qualcosa la banca, no? Ma se quella banca lì non mi dà più l'oro, ma dice che la banconota prende valore dalla macchina che io ho comprato, ma sarai tu banca che mi devi pagare a me, che io t'ho fatto mettere quel valore, no? Proprio per prenderti per culo, ma pure volendo essere buoni, se la macchina dopo un anno vale la metà, dopo 5 anni non vale più un cazzo, tu mi devi spiegare perché quei 10.000 euro che mi hanno dato valgono il doppio, quando tu, il bene, e quello è l'ancoraggio logico, il bene è quello che garantisce la banca, no? Ma io valori, ma un valorizzo sto cazzo del bene. No, 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 vai in discesa la banconota, la macchina, vai in discesa la banconota, hai capito? Hai tutto d'accordo col mercato, hai capito? Dovrebbe. No, dovrebbe, deve. Vabbè, sì. Deve. Però invece non succede. E certo, non succede. Ma è questo il motivo per cui stiamo mettendo questa merda qua, da anni con il secolo guerra, con le ribellioni, con le primavere arabe, tutte le cazzate che dovrebbero inventare gli ultimi anni. È per questo motivo qua, perché stanno cercando di reggere il castello di carte che lo buttano da una parte e gli creano quello dall'altra, buttano da una parte, è questione di mesi, prima o poi finisce. Capito? È tutto questo consumismo. Allora, è tutta una montatura, non lo vedi? L'ho detto, cioè, tanti, io ti ho dato tanti tasselli, ma è lo stesso progetto. Le cose che ti ho detto, i tre presidenti amministri, i presidenti della Repubblica, le banche sotto processo, le banche del processo dei Draghi, e così via, è tutto un sistema che è allo sfascio più totale. Stanno cercando di reggerlo con lo scudo, attaccandolo con lo scudo, ma non potrà durare più di tanto. Ormai sono diventati anche peggio cose, le epidemie, il terrore generalizzato, la bomba atomica, no? Stanno inventando tutto finalizzato a questo fine qua, cioè cercare di sostenere in piedi quello che è insostenibile, e cioè questa ricchezza smodata in mano a pochi che prima o poi gli implode, e loro stanno cercando di dire no, tenerla perché se nel momento tutto, in cui esplodono le banche, finalmente hanno punto lei, non è nel momento in cui. Allora cominciamo. Vorrei intanto sapere, c'è tra di voi qualcuno che è a conoscenza un po' della materia, del monetarismo, del spazio monetario. Se poi faccio una piccola così presentazione, non tua, perché magari se poi ti presenti da solo, però insomma, ecco, questa la, se tu sei il primo di una serie di incontri che faremo proprio sul tema della moneta e di queste nuove economie che stanno sorgendo, per esempio sta anche quella di Tiamat, non so se la conosci. Ah sì, dovresti conoscere perché... Conosco anche lui e non sono d'accordo per niente su quasi nulla. E Guido Grossi? Guido Grossi? C'è sicuramente qualcuno che è originale, quindi in quanto originale è rispettabile. Ah no, certo. Originale sarebbe? Originale, cioè ha delle teorie sue, originale. Non ha sentito, tu parli di Guido Grossi. Grossi o Diamante? No, ora lei ti aveva chiesto Ugo Grossi. Io sono stata a una conferenza di Guido Grossi, veramente interessante, poi non lo so. Conosco, su alcune cose non sono d'accordo con lui, ma più, molto più d'accordo che con l'amico Diamante. Vabbè, comunque, insomma, faremo appunto incontreremo queste persone, proprio perché vogliamo cercare di capire, avere un quadro il più completo possibile, confrontare le varie teorie, certo, i vari metodi. Esattamente quello lì che deve fare uno che esplora un ambito completamente sconosciuto, territorio di poche persone iniziate o iniziatiche, e che portano avanti un progetto politico, economico,
comunità stanziali in posti differenti da questi dove abitiamo, e è necessario, sarà necessario anche insomma avere dei metodi per di scambio, eccetera, anche dal punto di vista, insomma, dal punto di vista proprio economico, perché probabilmente dovremmo consultarci anche con altre realtà simili alla nostra, per cui dobbiamo veramente cercare di capire già da adesso, insomma, che strada vogliamo prendere dal nostro punto di vista. E tra l'altro questi mesi potremmo sfruttarli sia per, appunto, per vagliare tutte le varie i vari metodi, e sia per sperimentarli magari in piccolo, vedendo insomma che tipo di vibrazione danno, parlo, più che qualunque altra cosa, forse che tipo di vibrazione portano con sé, perché l'economia, dalla questione economica è molto spinosa ed è facilissimo proprio andare un pochino a toccare sistemi che non sono mai. È lunga, ok, scusa, hai fatto una domanda prima? No, domanda per favore alla fine. No, ci avevi chiesto se eravamo un po' informati, ma nel signoraggio è incluso anche l'anatocismo, questa altre cose. Capito, ma se mi continuate a preoccupare, prendo e me ne vado. L'avevi chiesto te, tu ci hai chiesto. Non fate domande, scrivete e poi alla fine facciamo tutto il settore delle risposte e domande. Allora, qui si tratta di capire per me esattamente quanto volete entrare nel sistema, perché ci sono centinaia di libri sull'argomento, non uno. Io personalmente ho scritti 5 e stanno lì, per cui chi volesse approfondire, lì c'è tutto quello che c'è dal mio punto di vista da sapere. Ovviamente è un punto di vista, è uno dei miliardi di punti di vista che possono avere. Però, siccome sono uno che studia la materia da una quarantina d'anni, penso che qualcosa ho imparato. Allora, vi faccio alcuni esempi e arrivo anche poi a portare a contatto le idee con la pratica, perché è quello che conta, no? Alla fine le parole contano poco, quello che conta è l'azione, che dà un senso, che dà il senso alle parole, non il contrario. Le parole non danno nessun senso. Bisogna cominciare a riflettere su questo dualismo, no? Fra parole e effetto. Quindi, io adesso mi, diciamo, fossilizzerò in una maniera, diciamo, abbastanza concentrata sugli aspetti, diciamo, ideologici di somma valenza, in modo da darvi gli strumenti per poi ragionare per conto vostro, che è quella la cosa importante da capire, cioè non dare il pesce ma la canna per pescare il pesce, no? Allora bisogna capire, lì c'è proprio tutto uno di quei 5 libri a disposizione, che fa, diciamo, una cronologia enciclopedica delle variazioni, delle modifiche concettuali che sono state introiettate all'interno del concetto di moneta, di monetarismo, nel corso degli ultimi 2700-2800 anni. Perché? Perché nel corso della vita di questi 2700 anni le cose socialmente a livello mondiale, a livello ionico, diciamo, perché lì si è sviluppata la questione della moneta, ha avuto una serie di modificazioni di rapporti, nei rapporti fra uomini, che ha portato a un certo tipo di, anche di idea, perché l'idea è azione, ma viceversa è l'azione che crea l'idea. È più univoca, diciamo, volendo essere più precisi. Quindi, attorno al 2700 avanti Cristo si sono sviluppate alcune culture, alcune civiltà nell'ambito dello Ionio principalmente, e in questo ambito si sono create le combinazioni fra uomini, fra razze, fra tribù, le varie tecnologie venivano confuse l'una con l'altra, cioè, e questo portava anche a un modo di agire analogo, non proprio uguale, ma analogo. Per esempio, per capire come funzionava la questione, c'era l'uso, in particolare i fenici facevano questo, di
commerciare non avendo contatti addirittura, per il rispetto delle tribù locali, per mille motivi di vari ordini, non entriamo nel dettaglio. Che cosa facevano? Navigando, passeggiando, andavano in giro per il Mediterraneo. A un certo punto arrivavano in una placa, in una spiaggia, dove lasciavano delle loro merci che volevano commerciare in questa spiaggia isolata e disabitata, e una volta depositato questo materiale lasciavano acceso dei grandi falò durante la notte, in modo che la gente del circondario vedesse che c'era questa piana. La gente si incuriosiva, andava lì, vedeva questi ritrovati e capiva che c'era qualcuno che voleva commerciare. Tu pensa che razza di ricerca dell'ottismo per noi, no? Però era così. E quindi che cosa succedeva? La gente andava lì e prendeva le cose che c'erano, che interessava loro, e lasciavano le altre cose che magari loro avevano abbondanza e che però no, loro non servivano, e quindi c'era questo scambio a baratto libero, diciamo così. E questo era il massimo rispetto della cultura dell'altro. Nel corso dei secoli poi che cosa è successo? Attorno al VI-V secolo avanti Cristo, sempre in area ionica, a un certo punto questa modalità, intanto che erano oltre 200 anni, la gente aveva avuto tantissime esperienze, tantissime difficoltà, tribolazioni e così via, e anche fatti positivi, che ha modificato il pensiero e quindi anche il comportamento. E che cosa succedeva? Succedeva che la merce non la lasciavano più sulle spiagge, ma in quel momento lì si era espansa la cultura dei miti greci, dei dei greci, eccetera, e la gente cosa faceva? Esattamente quello che fa oggi quando va al santuario di Padre Pio, né più né meno. Andava lì perché voleva la grazia, perché voleva fare solidarietà, voleva aiutare, voleva essere aiutata, voleva fare scambi culturali, scambi commerciali, e anche oggi i mercati si tengono prevalentemente in concomitanza con le feste religiose, quelle più importanti, credo io. E allora che cosa è successo? Che prima, come ho detto prima, si lasciavano i falò sulle spiagge, in un secondo momento si arrivava a scambiare, a barattare nell'area del santuario, dopodiché i cari preti di qualunque razza, fossero rabbini, imam, cioè, o cardinali, né più né meno, non cambia assolutamente niente, hanno visto il business, hanno visto che si poteva fare i soldi molto facilmente. E che hanno fatto? Hanno creato nei centri oracolari questi punti di scambio di monetizzazione, mentre prima c'era il baratto. In quel momento lì hanno incominciato a stampare e a coniare in ottone, in bronzo, in argento, in oro, una serie di monete, a creare la moneta, a creare il concetto di moneta. Cioè io ti do un qualcosa di catalitico, che catalizza la tensione, che però non è il bene che vuoi, ma serve per conservare il valore. Quindi conservare il valore nel tempo, perché il baratto era uguale, disomogeneo. Io do una cosa a te, ma magari uno dava una vacca e l'altro ci aveva il tavolo di legno. Il legno lo prendi dove quando vuoi, la vacca la prendi quando partorisce, e quindi c'è un tempo ben preciso. E nel frattempo c'erano mille guai, quindi era una cosa che andava fatta, andava sicuramente fatta. È stato un avanzamento culturale, è stata una innovazione scientifica, oltre che di tanti altri generi, però un qualcosa di scientifico. Da lì poi i santuari si sono arricchiti a dismisura, hanno creato i riti religiosi, hanno creato le liturgie, hanno creato tutta una serie di cose che non so dire, ma voglio deviare, perché sennò qui dovremo affrontare il tema delle religioni, diventa anche magari anche sconveniente per qualcuno, no? Perché magari qualcuno ci crede, e per carità è rispettabilissimo. Che la lista che fa? Magari? Ma lista che faccio? Non lo so,
Io metto sempre le mani avanti, perché non si sa, più di qualche volta ho rischiato di andare alle mani con qualcuno che la pensava diversamente e che si sentiva offesa, è una cosa libera, una libera scelta. Quindi da quel momento lì parte la banca. La banca che crea il valore, quando invece la cambiale sociale si chiama misura del valore del lavoro dell'altro, misura del valore del lavoro dell'altro, non del mio lavoro, del vostro lavoro, perché sono io che lo apprezzo o disprezzo, perché se lui fa il pittore e fa una media, uno squasso, no, sulla tela, mi può piacere o non piacere. C'è chi dà un milione di euro per uno schizzo o un taglio sulla tela, no? Anche di più, e c'è chi invece no, vuole vedere un quadro diciamo umanistico, nel senso dell'epoca umanistica, no? E quindi tutta questa serie di informazioni che ha creato poi una classe di leggi, diciamo così, che in parte inizialmente erano religiose, poi c'è stato un momento in cui è diventata laica la questione. In particolare è diventata laica sotto l'impero romano, perché già per esempio Giulio Cesare, anche Crasso, prima ancora di lui, attorno all'80-90 avanti Cristo, e Cesare attorno al 50-60 avanti Cristo, fecero due riforme monetarie. E anche Nerone è passato alla storia, adesso un delinquente, un disfattista, un corrotto, un infame, eccetera, quando invece è stato un grande imperatore, solo che ovviamente siccome avessero nell'angolino i soliti eletti, che poi dopo magari dico anche chi sono, ovviamente quelli detengono il potere della comunicazione da sempre, perché chi studia comunicazione sa che la comunicazione è l'arma più violenta che ci può fare. Io sono programmatore neurolinguistico, vi posso garantire che una volta, un po' di anni fa, quando ero molto più esperto in gamba e ci credevo, ho fatto ballare il ballo dell'orso a una signora di 65 anni che pesava più o meno un quintale per un quarto d'ora, perché si può manipolare la mente facilmente, anche dipende dal personaggio, tu non so se l'hai studiato, hai studiato programmazione linguistica e questo fa e quindi l'ho fatto per oppormi a questa cosa qua. Io ho cercato di conoscere le armi del nemico, perché così si fa: se poi vince il nemico, o ti doti di un'arma migliore del nemico, oppure utilizzi le armi del nemico e utilizzi sullo stesso piano le armi, no? E quindi, per tornare agli eletti, questi eletti nel corso degli anni, allora, innanzitutto, fino a Ottaviano e poi anche a Nerone e anche Settimio Severo, fino a Settimio Severo, attorno al 250 d.C. più o meno, l'erario e il fisco erano in mano dell'imperatore, perché fino all'editto di Teodosio, cioè il 393 d.C., l'editto di Tessalonica si chiama, dalla città in cui era stato emesso, è stato compiuto il passo della soverchieria da parte degli eletti nei confronti dell'imperatore, perché l'imperatore fino a quel momento era il Pontifex Maximus, cioè era il pontefice massimo che organizzava e decideva quando eseguire un rito religioso o meno all'interno dell'impero. Ed era lui che diceva: tu lo fai il giorno tale, tu lo fai il giorno tale, tu non lo fai perché mi stai attivando, e così via. È chiaro? E quindi, con l'editto di Tessalonica, Teodosio emanò questo editto in favore della Chiesa cristiana. Ancora non si era scissa tra ortodossa e romana. E quello che era più arrabbiato con l'imperatore era il settore, diciamo qui, dell'Occidente, perché già l'impero era diviso in Oriente e in Occidente, già da un po', da 120 anni più o meno. Quindi questa cosa
fino al 476, come tutti sanno, no? Però Giano aveva perso continuamente il suo potere. Perché? Perché poi restava nella gestione del denaro, è sempre stata nella questione della gestione del denaro. E quindi, però loro non lo sapevano ancora, non avevano maturato l'esperienza. E quindi, però qualcuno che invece aveva fatto abbastanza esperienza di levantini, diciamo così, di questa elite intellettuale e finanziaria, che aveva capito bene come funzionava il sistema, ha detto: vabbè, facciamo una cosa, togliamo il potere all'imperatore e lo creiamo un nuovo impero aereo, così ondivago, nel senso vago, etereo, ecco, non è io. E creiamo questo dio che dall'altilà ci vuole plasmare, ci vuole redimere, ci vuole portare in paradiso. Ok? Quindi da lì è nata, diciamo, il potere finanziario della Chiesa di Roma. No, non è stato l'unico centro che andava avanti, perché anche i centri regolari in Asia Minore, come in Grecia, eccetera, andavano avanti da 700 anni, 800 anni, 1000 anni. Quindi era già ben costituita la classe, c'era una classe dirigente all'interno della quale si scioglievano i governatori, i dittatori, i duci, gli imperatori e così via. Quindi c'era già una metodologia di riferimento importante, rilevante, tant'è che poi ovviamente nel corso dei secoli è stata sempre più migliorata. Anche per esempio Carlo Magno ha fatto una sua bella riforma monetaria che poi è durata fino al 1200 più o meno, è durata 500 anni più o meno, ecco. No, 400 anni, e quindi insomma c'è stata un'evoluzione che gradualmente ha trasformato tutti gli attori in maniera in recite diverse volta per volta di santo di qualche secolo, o il cambiamento di alcuni personaggi della recita con delle motivazioni completamente diverse, finalità e finalizzate al raggiungimento di altri scopi. Quindi c'è stato, diciamo, tutta una serie di diciamo, meteore che si sono diciamo, allungate per alcuni decenni, alcuni secoli, alcuni millenni in alcuni casi, che ha portato alla situazione attuale. Arriviamo al 1250 più o meno, quando nascono le medie grandi banche toscane in particolare, ma anche genovesi, anche veneziane, nelle repubbliche marinarie in particolare, e comunque dove c'erano industrie fiorenti. In Toscana c'era l'industria della lavorazione della lana, per esempio, no? La rivolta, come diceva, non mi ricordo mai, la rivolta degli staccioni, non mi ricordo più, vabbè, non mi viene in mente, momento delle grandi sì. Quindi, attorno al 1250 sorgono queste banche che addirittura, per esempio, c'erano i bardi che prestavano i soldi anche a Edoardo III d'Inghilterra. Tant'è che a un certo punto Edoardo III, che pagava il 20% di interesse l'anno, a un certo punto le rotto le scale e ha detto: no, vi do più una lira, perché io sono il peggior re e quindi faccio come pare a casa mia. No, solo che aveva fatto cambiare le valutazioni, perché poi è vero che da una parte i bardi sono falliti a distanza di pochi anni, qualche decennio dopo, ma è anche vero che poi gli hanno scatenato guerre interne continuamente, perché potevano finanziare i killer, adesso finanziano i killer, no, sapete, e quindi ammazzavano gli oppositori, o gli oppositori ammazzavano i re, o comunque lo combattevano, gli creavano un sacco di problemi. Cioè, fatto sta che poi nel corso di altro crescono le banche, diventano in competizione, in particolare quelle di Venezia con Firenze. Sono tutte in competizione. Allora, il padre di San Francesco, Bernardone, era un usuraio, cioè era un mercante che, non avendo da vendere in quel momento niente, gli avevano preso i soldi, lo faceva l'usuraio. Era una forma normale, tra virgolette, no? Del tempo, perché le banche ancora non erano tolte in una maniera più, diciamo, concreta di cui noi le immaginiamo, e comunque c'era questo commercio del denaro.
il Banco di Santo Spirito, ad esempio, attorno al 1500 e qualcosa, quando è nato, 1550, come tutte le banche che erano nate anche prima, a partire dal 1350, avevano fatto una cosa importante. Allora, che era successo? Era successo, a partire da Bonifacio VIII, che, guarda caso, i papi si accorgono che la Bibbia e i Vangeli dicevano che creare denaro da nulla, o comunque prestarlo, o comunque lavorare col denaro, era peccato, era un'eresia, perché lo diceva la Bibbia, eccetera. E che cosa è successo? Appunto, sono uscite una serie di bolle papali nell'arco di, a partire dal 1250, la prima di Bonifacio VIII, da Martino IV, che cosa è successo? È successo che appunto i papi, condannando al peccato mortale, dovendo applicare questa regola del peccato mortale ai cittadini cristiani, in Italia e in giro per tutto il mondo dove c'era la cristianità, che cosa hanno fatto? Hanno, siccome c'erano gli ebrei che erano peccatori di nascita, per il peccato mortale, perché avevano ammazzato Gesù Cristo, che cosa hanno detto? No, loro l'hanno bruciato il peccato mortale, che gli frega se ce l'hanno uno o due o più, loro lo possono fare. E quindi che cosa facevano? Ma mica scemi i papi, che cosa hanno inventato? Si sono inventati le concessioni ai commercianti ebrei che diciamo, operavano in determinato territorio, veniva concessa una concessione annuale che come minimo costava 250 kg d'argento, di media, in Italia, in centro Italia era questa la media. Quindi uno prendeva, che ne so, come il dottore, come si chiama, quello della che sta, che c'ha un muro, no, la mutua, quello che ti dica, come si chiama? Il medico di base. Secondo il medico di base prende la condotta per Genzano, adesso non paga, una volta pagavano pure i medici, e però se tu volevi lavorare, fare il usurario a Genzano, dovevi pagare altri due o tre paesi. 250 kg d'argento. Quelli privati, no? Così, da una parte loro erano puri, non facevano peccato, però prendono 250 kg d'argento, pure se loro non faceva niente. E poi dopo lì cose complete. Allora, queste cose qua, anche quelli che parlano del monetarismo, mi faccio un po' di pubblicità, queste cose qua non le sanno. Dopo vi racconto qualche altra cosa. Poi, per imparare cos'è la cambiale sociale, io vi dirò alcuni elementi, ma poi vi andate a leggere sui suoi libri se volete, perché onestamente fare un corso ogni volta tedioso è vero. Ho scritto i libri apposta, l'ho scritto perché così, anche perché mi posso pure sbagliare, perché a distanza di anni magari parlo di un argomento e magari c'è il rischio che dico una cosa inesatta, perché qui si parla di virgole, a un certo punto si parla di virgole come di lana caprina, come l'avvocato, né più né meno, cioè basta una virgola più o meno che cambi il concetto e cambi completamente il senso a tutto quello che hai detto in quel momento. Chiaro, no? Volevo fare il tentativo. Come? Volevo fare il tentativo, apposta tutta la virgola. Che cosa è il latino? Dico il bollito papale, tutto quello che ho scritto loro. Guarda, sono un po' sotto. Le bolli papali sono scritte in latino. Io personalmente l'ho trovato in miliardo, circa un miliardo. Fra il 1250 e 1220 e il 1500 più o meno. Un miliardo forse anche di più. Stanno lì, è inutile che vi dico quello che c'è scritto, perché se uno sapesse le cose, diceva bene Henry Ford, se uno sapesse quello che combina lo Stato con le banche o le banche con lo Stato, domani mattina dovrebbe prendere armi, andrebbero passati alla ghigliottina tutti senza nessuno remora. Lo dico qui tranquillo, io dico remora, l'ho detto pure in Senato, figurate, ho paura di dirlo dovunque. E allora, attorno al 1000 venivano iscritte a effettuare queste condotte. Poi nel corso dei secoli ci sono
stati tutta una serie di rivolgimenti, sempre più velocemente, mentre prima le cose nel 2800-1700 cambiavano ogni secolo, due secoli, tre secoli, poi in epoca romana sono cambiate magari ogni 50, un secolo. Adesso, man mano che diciamo progrediamo verso il nostro tempo, cioè siamo a un punto in cui ogni giorno due o tre volte cambia l'orizzonte e lo scenario, in qualunque ambito. Basta vedere quello che hanno combinato negli ultimi due anni, insomma. Io li ho denunciati più o meno una quindicina di volte in tutte cose diverse che man mano che andava avanti negli ultimi due anni hanno combinato. E ovviamente acqua di rose, non è successo nulla, tranne il fatto che adesso c'è il signor Draghi, Speranza, che c'è, qualcuno lo sa, qualcuno no, anche noi abbiamo piccolo mediamente contribuito e sono sotto processo, lo sapevate? Sì, ma sembra che loro continuano tranquillamente, che ne frega niente. Sì, non gli frega niente, tra l'altro sono sotto processo. Magari può essere che da qui a qualche mese la situazione cambi, versi su un altro versante, e c'è il rischio che questi possano essere davvero messi in galera. Ma qualcuno li protegge, pure d'altro. Ma noi lo sappiamo, noi sappiamo tutto quello che c'è da sapere. Io sono protettore. Senza nessuna preghiera, io faccio contro informazione da più di 40 anni. Ho scritto su Rinascita per 16 anni. Rinascita, ecco, faccio vedere. Rinascita tirava più o meno 35.000 copie al giorno. Era un giornale che costava un euro, quando tutti gli altri costavano un euro e mezzo. Era tutto a colori, tutto completamente a colori, e soprattutto diceva delle cose fuori dalle righe, più o meno, ma meglio, di quello che dice la verità oggi. Addirittura, per capire bene, una volta, una di quelle denunce che feci più o meno una decina d'anni fa, in cui denunciavo Giorgio Napolitano e tanti altri, a scendere su fino all'ultimo Mussa Scarpe, 35.000 copie in un inserto di quattro fogli interi di giornale in cui c'era la copia della mia denuncia, sarà stata vista da qualcuno del potere, no? Non hanno manco fatto un fischio, no? No, telefonato o mandato una controguerra, perché io avrei mandato una controguerra. Io fossi stato Giorgio Napolitano per un testa di cavolo che mi fa una denuncia di quattro pagine di giornale. No, no, ma perché lei non è... Allora, scusi se mi permetto, no, perché lei non è una persona... Ok, perché lei non sei una persona popolare. Se fossi una persona che sta al centro, guarda Giulietto Chiesa, hanno massacrato, perché la sua parola stava... Giulietto Chiesa, rispetto per esempio ai miei confronti, era uno che andava in televisione, non dico tutti i giorni, ma quasi, ha fatto per 30 anni... È per questo che l'hanno fatto fuori. Io Giulietto, ci ho litigato con lui due o tre volte, perché anche Giulietto non era così pulito come la gente oggi lo verifica. E chi lo è? Se stai nel sistema non puoi essere non contaminato. Quindi anche lui aveva qualche suo bello scheletrino nell'armadio. Capito? Com'è che io che faccio opposizione al regime da 40 anni non mi si conosce nessuno? Com'è? Perché io ho detto, perché lei non è una persona popolare, cioè non è, le masse non la seguono perché non la conoscono, ma dal momento in cui... Ma com'è che a me, e io cose da dire, come vedete, ce n'ho un bel po'. Ma se lei avesse tanti seguaci, sarebbe pericoloso, lei passerebbe dei problemi. No, è contrario. E non arrivo in televisione o nei media ufficiali, perché lì non posso andare a dire queste cose qua, perché se no sconvolgo le menti. Certo. Allora, io una cosa che sconvolgo tu. Grazie, però perdonami, fermo restando che apprezziamo questo, perché veramente ci crediamo a quello che stai dicendo. Vogliamo provare a seguire il discorso? Sì, ma una cosa dopo, si capisce in quale marasma siamo immersi tutti. Allora, vi dico una cosa che adesso vi farà rimanere perplessi. Però, andate a leggere su Google, ci sono dei giornali ufficiali che all'epoca lo ammisero, quindi quello che dico è vero. È mai possibile che su un
popolazione che si mantiene da 30 anni, 40 anni, mediamente su 60 milioni di abitanti, e che per fare un Presidente della Repubblica basta che ciascuno di questi 60 milioni di abitanti sia adulto, cioè sopra i 25 anni per il Presidente della Repubblica, abbia conseguito almeno la licenza elementare e che sia persona onorevole. Quindi su 60 milioni ci saranno almeno 30 milioni, 40 milioni, quelli che vanno a votare. Allora, mi dite voi, com'è possibile che tre presidenti della Repubblica su 13, tre siano primi cugini tra di loro? In una democrazia è possibile? Cioè, per caso, a casuale, no? Il calcolo delle probabilità, è mai possibile che, guarda caso, tre sono cugini tra di loro? In Italia sarebbe? Giuseppe Saragat, Francesco Cossiga e oddio, l'altro... Segni? Segni? Sì, Antonio. Tutti e tre di Sassari, tutti e tre cugini, ma primi cugini, no cugini di 14° grado. Ma sono io, allora, vogliamo discutere ancora? Sud è comune, cioè già questo mi dice lo scenario, non c'è da aggiungere niente. Del resto ci sarebbe stato anche da poco da aggiungere, già quello che ho detto, cioè 35.000 copie che vanno in mano a una marea di persone, perché poi non lo legge solo uno, ma magari lo leggono 10 persone, è mai possibile che non c'è stato un prefetto, un giudice, uno della Corte Costituzionale che si è risentito e dice no, questo lo denunciamo e adesso lo perseguiamo. Capito? Allora, torniamo a bomba, come diceva lui. Quindi nel corso dei secoli ci sono state tutta una serie di variazioni che non so a dire, a ripetere, anche molto importanti. In particolare ci sono state delle modifiche fatte in maniera scientifica, anche lì scientifica intendo dire normata da regole, da sistemi di coordinamento, di coordinazione, ecco, no? E ad esempio a partire dal 1250 nascono le note di cambio, nascono, cioè le cambiali, nascono le note di banco, cioè le banconote, e tutta una serie di servizi. Però per la maggior parte le banche erano banche, come stavo cominciando a dire prima, di prestito sul pegno, cioè tu ne porti i beni di famiglia, di pesiano, come adesso ancora continua a fare il Banco di San Pasquirico. Se voi andate a Roma, vicino a piazza, al Campo dei Fiori, proprio lì a fianco al Campo dei Fiori, c'è la sede originaria del Monte dei Paschi di Santo Spirito, Santo Spirito, che andate lì e date impegno e loro vedranno X valore. Dopo un anno, due anni, tre anni l'avete bloccato, portate quello che vanno dato in cambio. Il Monte dei Pegni, si chiamava Monte dei Pegni. Monte dei Pegni, sì, Monte dei Pegni. Sì, ma stavo dicendo Monte dei Paschi di Segno, volevo dire Monte dei Pegni. Quindi, diciamo, hanno cominciato a diversificare il proteitismo, cioè la proteiformità delle azioni della banca, giustificando l'esistenza della banca attraverso l'emanazione di altri servizi che apparentemente danno soluzione a delle problematiche che i cittadini hanno. Ma dunque ci sono stati altri casi prima, ma quello diciamo più noto e conosciuto è la creazione della Banca d'Inghilterra, che è la nascita, diciamo, della formula più o meno attuale delle banche. La nascita della Banca d'Inghilterra quindi parte come una società per azioni in cui il re d'Inghilterra terzo, adesso mi viene in mente il nome, decide su sollecitazione di Giacomo III, su
tempo, in questi 500 anni, 400 anni che già esistevano le banche fiorentine, avevano diciamo, messo a punto una strategia semplicissima, che però era quella delle note di cambio e delle note di banco. E cioè, che succedeva? Che essendo le strade all'epoca abbastanza infide, c'era il rischio che il pellegrino o il viandante fosse aggredito dai briganti, no? E quindi anche se andava con la scorta, magari c'era un nucleo tipo di Robin Hood più numeroso e poteva andare pure con la scorta e t'acchiappava qua. Quindi che cosa succedeva? Che per evitare e ovviare a questo rischio, a questo diciamo, potenziale azzardo, diciamo così, che cosa facevano? C'erano le filiali, cioè praticamente c'erano i mercanti, non so, di Venezia, che erano in contatto epistolare continuo con la Provenza, ad esempio, che a loro volta erano in contatto con Salerno, tanto per dire, facevano triangolazioni di ogni genere e mandavano queste note di banco o note di cambio. Il commerciante, il mercante, nobilotto che doveva andare a fare una qualche operazione commerciale da qualche parte, quindi gli servivano i soldi, invece di andare in giro con i soldi, con rischio pure di arrivare senza soldi nel avvicendarsi dei cambi di valuta che ogni stato che attraversavi voleva e poteva fare. Non so se ricordate quello scena famosissima di un fiorino con Massimo Troisi, no? Che faceva un fiorino, ecco. Era la verità, all'epoca era così. Cioè tu attraversavi la frontiera, dovevi pagare un dazio che variava fra il 20 e il 40% del valore di quello che ti portavi, delle monete o dell'oro, dell'argento che ti portavi. Quindi c'era il rischio che tu attraversando i tessuti italiani, partivi da Venezia che c'avevi, che ne so, 500 grammi d'argento, arrivare a Napoli che c'erano i 150. Quindi per ovviare a questi problemi che hanno vario genere, avevano diciamo, formalizzato questa forma di transazione, andavi dal banchiere, tra virgolette, a Venezia, depositavi un chilo d'argento, e quello ti faceva una nota di cambio o di banco, e diceva guarda che questo ha depositato il giorno tale sotto la presenza del notaio di compagnia bella di questa via, tutto in cielo all'acca, te la portavi che ne so a Lione e quindi pagavi con quella. Però che era successo? Succedeva che praticamente questa nota del banco non cambiava padrone mai, cioè la gente se lo prendeva ma non andava a depositarlo dal corrispondente della filiale di Venezia, per cui praticamente questo buono, diciamo così, questa nota di banco girava per mille persone, ma non andava nel luogo che era definito. E succedeva che mediamente, all'epoca, nel 1696, della costituzione della Banca d'Inghilterra, mediamente ci andava uno su otto a cercare di cambiare questa nota di banco. Che cosa? Quindi ci sono aumentati i banchieri, la prima truffa che hanno fatto della miriade di infamie che hanno fatto nel corso dei secoli, hanno creato non una nota di banco e basta, ma ne creavano otto, per cui avevano la media che sicuramente solo uno ci andava, se quello non aveva i soldi, gli altri erano soldi creati da niente, anche quelli senza nessuna base di versamento alla filiale originaria, e quindi da lì praticamente questa sarà la prima truffa. Non elenco tutte perché è un'infinità, quindi non. Però ecco, vale la pena di dire una cosa importante, cioè che le banche tendono da sempre, ed è la loro diciamo, arma principale, quella dell'immagine. Cioè la banca che cosa fa? Accredita la tua immagine, perché è attraverso la fiducia che riesce a recepire che poi può fare truffe efficaci, quelle che vengono davvero. Ad esempio, ho
oggi i mutui al tasso di interesse francese, lo fanno continuamente, e infatti c'è tante amiche che fanno, amici che fanno gli avvocati contro le banche e regolarmente vincono. C'è un amico di cui parlavo prima, che forse conosce, Giorgio Vitali, che è stato ricoverato, appunto è ricoverato adesso per la terza volta col Covid, in terapia intensiva, e lui era uno che aveva preso un prestito da una serie di banche per l'acquisto di casa sua un bel po' di anni fa, e poi queste continuavano a chiedere soldi e dare soldi quando lui invece aveva capito, cioè era convinto di aver pagato in fondo. Insomma, la storia è andata avanti per una ventina d'anni. Finalmente, alla fine, 4-5 anni fa, non solo le banche non dovevano prendere 30.000 euro che chiedevano, 35.000, cosa del genere, ma addirittura sono state condannate a pagare, mi sembra, attorno ai 15.000 euro, quindi una differenza di 45-50.000 euro che c'era da dare e avere. C'era l'anatocismo in quel periodo, l'anatocismo alla francese. Beh, insomma, in quel caso lì, lui ha vinto, però senti che roba. Però grazie al potere delle banche ha vinto, ma per avere il suo accredito di questi 15.000 euro deve fare un'altra azione di pignoramento verso le banche, un casino della Madonna, ci vorranno altri 8-10 anni di roba. Allora, per tornare al discorso, cos'era il preciso? Sembrava un orientamento sessuale. No, la facilità di cercare. Non mi interrompete, se no poi perdo il filo. Allora, arrivano una serie di strumenti, come dicevamo, e in particolare le banche usano gli strumenti legali, no? Gli strumenti legali, in particolare le banche maneggiano titoli di vario genere. Allora, lo strumento più comune e noto, ma la gente non lo sa, di titolo, è la moneta legale. Cioè, la moneta a costo legale è il titolo per eccellenza, cioè dimostra, o quantomeno dimostrava fino al 4 giugno del 1944, dimostrava che la banca emittente, la banca nazionale normalmente per il 99% dei casi, emetteva denaro a fronte di una rendita frazionaria di un cavò in deposito d'oro e argento nei cavò della banca centrale. E questo non è mai stato così, perché come ho detto, fin dall'inizio della creazione della prima banca nazionale il gioco era sporco, cioè emetteva 8 titoli anche quelli, delle note di cambio, le note di banca sono titoli, e metteva dei titoli 8 volte superiori a quello che aveva dovuto emettere. Allora, già a Camp David nel 15 agosto del 1971, poi, perché è partito nel 1944, ma poi ha seguito tutta una serie di trattative internazionali, convegni, convenzioni, eccetera, siamo arrivati a avere appunto queste emissioni autorizzate dal Parlamento della Nazione, perché non è che le banche emettevano o fanno altre cose, ma prima per avere la possibilità di emettere moneta occorreva una legge ad hoc che prevedeva il taglio delle monete, quali tagli, quante quantità per taglio, doveva dimostrare che aveva messo esattamente quella quantità e quel taglio, perché gli esempi, tanto per dirtene uno, parlo della banca romana che è stata fallita nel 1893 e appena dopo la unificazione del Regno d'Italia, per cui praticamente a seguito di questa riunificazione non era stata ancora fatta l'unificazione delle banche di emissione nazionali. E in Italia c'erano 6 banche di emissione: il Banco di Napoli, la Banca Romana, la Banca Toscana, la Banca Sabauda, eccetera. C'erano 5, tutte al volo non me le ricordo. Quindi questa Banca Romana emette
metteva, aveva visto fra il 1892 e il 1893, praticamente 16 milioni circa di banconote di vari tagli, e mettendone poi a seguito di indagine ispettiva del Parlamento italiano, eccetera, aveva previsto appunto, aveva esaminato la contabilità, aveva realizzato che erano state messe circa 4 milioni di banconote in più, cioè un quarto in più, che manco tanto rispetto a quello che erano accumulati, erano stati 6, però siccome facevano, si stavano comprando l'une con le altre, come poi è successo una ventina di anni fa, quando il signor Profumo, che ha comprato i crediti, che ha comprato tutte le varie banche, come ancora stanno facendo, e per cui praticamente avevano diciamo, trovato il capro espiatorio per promuovere, diciamo, andare a concludere la linea di unificazione delle varie banche di emissione nazionale per far diventare poi la Banca d'Italia, no? La stessa cosa nel frattempo avveniva anche negli Stati Uniti, non è che noi siamo stati gli ultimi, no? In questo caso siamo stati anche prima degli americani, dopo gli inglesi, dopo i francesi, ma prima degli americani. Quindi questo per dire, insomma, che all'interno del potere finanziario mondiale, mentre a fine dell'Ottocento c'era una lotta per assorbire e diciamo risucchiare il denaro malamente emesso dalle banche di emissione regionale, diciamo così, poi successivamente, nel corso dei decenni successivi, oggi ci ritroviamo ad avere una banca mondiale che oramai ha fagocitato tutto, tutto quello che c'era da fagocitare. Quindi per tornare al discorso, arriviamo al 1890, diciamo così, ma facciamo un salto indietro. Abbiamo parlato di titoli. Allora, vi faccio vedere un titolo. Questo è un titolo, si chiama Assignà, era il titolo della rivoluzione francese. È stato emesso per la prima volta nel 1789 e poi vi dico che cos'è il titolo. Allora, fate conto che voi andate in banca oggi, ma se ci andavate anche al Banco di Santo Spirito del 1560, se non vi portate un bene o il titolo che dimostra che voi avete quel bene, la banca non ve dà una lira. Non solo dovete, diciamo, garantire quel valore che vi dà la banca, ma al doppio, normalmente è il doppio. Ok? Così non sparite con la cassa. Loro spariscono con la cassa. Quindi questo assignà veniva emesso in base alle parametri. Allora, un titolo che cos'è? Il titolo è qualcosa che poi dopo ne parliamo, garantisce che voi avete la proprietà legale di un bene o l'uso, l'utilizzo, perché basta anche avere il possesso, in alcuni casi basta anche solo avere il possesso e non la proprietà, per avere ovviamente un fido dalla banca, un credito dalla banca. Quindi per avere un titolo, che cosa occorre? Che il titolo contenga il dato del possessore, il dato dell'attore, il dato dell'avallante, se mai c'è, il dato della emissione, il dato della scadenza, il dato della descrizione del bene, cioè, e così via, tutta una serie di dati, normalmente sono una decina. Perché? Perché la banca vuole stare sicura, no? E quindi qui per esempio c'è scritto una serie di cose, adesso ve le leggo. Allora, direttore! Eh? Se lo ricorda quel pezzo con Benigni? Ma forse io fa chiedere i soldi al direttore! Se avevo soldi, dove venivo qui a chiedere i soldi? Allora guarda, io quando vado in banca, in genere vado con i carabinieri. Beh. L'ultima volta ci sono andato con la polizia di Stato. Allora vi racconto questa cosa. Mi dispiace, divergo un attimino. Così ci distraiamo anche. Io ho una proposta. Allora, possiamo fare anche in due, spezzettare questo incontro per non insomma fare tardissimo.
no, per chiudere il primo discorso c'è un quarto d'ora, 20 minuti. Okay. Poi possiamo lo spendere e riprendere, oppure lo spendiamo un'altra volta, non lo so, vediamo. Le cose che vi sto dicendo io, non ve le dice nessuno. Ma anche i miei colleghi che interverranno nel vedrete poi, vi renderete conto. Perché loro fanno una disamina prettamente monetaristica bancaria. Io invece guardo l'aspetto sociale, l'aspetto morale, l'aspetto filosofico, l'aspetto politico della questione. Che il denaro, il numero, è vago, è così indecifrabile, è, come si dice? Indefinibile, ecco, diciamo, non ha una forma certa, perché la lettura del valore vale. Allora, ogni tanto faccio riferimento a questa cosa. Vabbè, no, lo dico un'altra volta che è un po' troppo lungo. Allora, leggo, allora qui c'è scritto 15 sol, cioè 15 soldi, demand national, cioè demanio nazionale. Che vuol dire? Vuol dire che i demani nazionali, cioè i beni demaniali nazionali francesi, venivano assorbiti e diciamo acquistati, acquisiti come valore che serviva a dare valore a questi titoli, che erano una parte del valore, questi 15 soldi, del demanio nazionale, dei beni, dei castelli, delle coste, dei terreni agricoli, eccetera. Assignate dei cans de sol, payable au porteur, cioè pagabile al portatore, è chiaro? E poi c'è il loi du 4 janvier 1992, cioè 1792, e poi c'è scritto l'anno 4M della libertà, cioè l'anno 4 della libertà, la nazionale récompense le denunciateur, cioè lo Stato, la nazione, ricompensa chi denuncia. Perché, vi dico questo, allora intanto c'erano tanti che falsificavano, perché era abbastanza facile che un esperto di grafica, tipografia, eccetera, falsificarli, ma soprattutto denunciava quelli che non accettavano il pagamento dei 15 soldi, cioè i commercianti che non accettavano. Questo era un titolo a corso forzoso, si chiamava, cioè non a corso legale, ma a corso forzoso, cioè se non lo prendi io ti mando alla ghigliottina, perché andava, no? Non è che funziona, sì, non è che scherzavano, per la rivoluzione non va, quei soldi c'entra sempre, voi lo sapete, cioè se tu rubi da qualche parte, cioè fai un piccolo furto, normalmente te la cavi con una multa. Se tu falsifichi il denaro, paghi qualche migliaia di euro, già solo così per averci provato magari con una banconota, con una banconota, capito? Cioè lo Stato, che è servo delle banche, non perdona in questo caso, capito? E quindi poi c'è scritto la firma del governatore. Qua c'è scritto diritto dell'uomo, degli uomini, la numero di serie e altre cose, insomma, qua e là. Questo per capire, poi ce ne sono altre, insomma, non solo questo, anche altre. Quindi questo per dire che già a partire dalla Rivoluzione francese, ma questo è vasto in tutti gli stati poi conquistati anche da Napoleone a seguito della Rivoluzione. Diciamo, Napoleone ha fatto il colpo di mano, il colpo gobbo, e è diventato generalissimo, e poi vabbè, fino a diventare dittatore, imperatore. Quindi anche in tutti gli stati che lui ha conquistato, per esempio anche il Regno d'Italia, anche lì sono state emanate, emesse queste banconote, titoli di Stato, titoli al portatore. Cambiano forma in tutti i modi, qua ce ne sono alcune, faccio ad esempio, qua per esempio ci sono 5 diversi, uno
No, ci sono cinque diversi tipi di titoli al portatore che la dicono lunga sulla moralità dei banchieri. Allora, questi titoli al portatore sono titoli al portatore che hanno avuto circolazione e valore a partire dal 1943 al 1949-50. Allora, qua c'è un assegnato, un assegno assegnato, si chiama anche questo, della Repubblica Sociale Italiana. C'è una aspetta, non riesco a leggere bene perché è scritto piccolo. Dici il significato. Vabbè, praticamente è un buono. Sì, no, ho scritto Corpi Volontari della Libertà. Brigata Garibaldi, buono da 100 lire. Poi c'è invece questo qua che è di un'altra corrente, ed è invece un prestito per la libertà da 500 lire, da 1000 lire, che è il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Poi ci sono 500 lire in cui c'è scritto biglietto di Stato, e poi vi dico che differenza c'è. E poi c'è quest'altro qui che è invece 10 lire, cioè 10 lire d'occupazione americana inglese, sempre che va dal 43 al 50. E tutte e tre, anzi 4 o 5, ci hanno avuto valore contemporaneamente, ma titoli non a corso legale. Ovviamente non possono essere a corso legale, a limite c'è cioè, come i papi, se ci sono tre papi in contemporanea, non ci sono stati nella storia, uno è il papa per la loro fazione, gli altri due sono anche i papi, qua lo stesso, qua cioè lo stesso, qualcuna è legale e le altre no, ovviamente, no? Ma ce n'è in particolare una, quella delle 500 lire, che però è stata emessa nel 66-67 da Aldo Moro, motivo per cui l'hanno fatto fuori, il vero motivo non sono state le brigate rosse, sono state le banche americane, i Rothschild, i Morgan Stanley, eccetera, che ha emesso queste due banconote qua, che sicuramente le ricordate, la serie Aragusa e la serie Mercurio, che appunto non creavano debito pubblico, ma addirittura lo sottraevano alle banche. Perché sottraevano? E questo ci avevano scritto il titolo biglietto di Stato a corso legale. Non è un titolo del debito, perché poi vediamo qua, mi dispiace. Vediamo se c'ho qualche altra cosa. Vabbè, poi ve lo faccio vedere qua al computer. Diciamo le banconote emesse dalle banche sono di principalmente di due tipi. Uno, allora diciamo due tipi e dei sottotipi. Il primo è quello, come posso dire? Vabbè, pagabile e non pagabile al portatore, però sono pagabili e non pagabili al portatore, altri sono di proprietà del portatore. Per esempio? È diverso. Ad esempio, quello che dico sempre è il greenback, che poi dopo ve lo faccio vedere. Il greenback era una banconota messa in circolazione da Abraham Lincoln, per cui hanno ammassato. Non è che ammassano le persone così. In America, come appunto John Fitzgerald Kennedy, aveva cercato di fare la riappropriazione da parte dello Stato della Banca d'America. Infatti lui aveva emesso i titoli di Stato, anche lui i biglietti di Stato, dell'American Bank of America e non della Federal Reserve. È chiaro? Perché la Federal Reserve è composta, non si sa bene, se da 11 o 12 banche private, una delle quali si chiama Leon Fred.
spazio, in un territorio mondiale che non apparirà mai da nessuna parte. Quelli sono i veri apolidi, quelli che non sono intangibili. Sono quelli che non giacciono a nessuna legge internazionale. Quelli che hanno tolto i soldi a tutti. Quelli che, di quei poverini, che gli amici che si nominano OPPT, so se avete sentito parlare degli OPPT. Sì. Sì. Tu, è solo uno. Tu l'hai sentito parlare? Gli OPPT sono quelli che si dichiarano sovrani di se stessi, legali rappresentanti di se stessi. In realtà, poverini, seguono una metodologia che va bene per gli apolidi, quelli veri, cioè quelli che hanno qualche migliaio di miliardi di euro o di dollari, quelli possono fare gli apolidi. Ma che tu vai all'anagrafe e ti fai scrivere in maiuscolo o minuscolo o non ti fai registrare o qualunque altra cosa, stai perdendo solo tempo, perché sei un microbo alla mercé di chi c'ha il potere e tu ti esponi e combinerai un sacco di guai per te e i tuoi figli. Io l'ho detto in tutte le salse a questi amici, sono apprezzabili, perché certo anche loro vogliono lottare contro le banche, contro il sistema eccetera, però è una modalità perdente. Allora tu, se sei una persona intelligente, devi rischiare di metterti in gioco se c'hai qualche chance di poter vivere o quantomeno di pareggiare. Ma se tu, quelli che ci hanno provato come loro in passato, io ne conosco storicamente tanti, visto che mi occupo di storia da 40 anni, non c'è nessuno che abbia vinto, nessuno. Cioè, c'è questa gente qua, fa le stragi di 300.000, 500.000 persone, come niente fosse, non gliene frega niente. Per loro 400.000 persone sono un esperimento di Mosca. Capito? E questo è il problema. Allora torniamo al dunque. Torniamo al titolo. Nel corso degli anni, quindi, il titolo ha assunto quello a corso legale, per quello che riguarda la banconota titolo, a quelli a corso forzoso. Per esempio, uno, ma guarda caso, è l'euro. L'euro è a corso forzoso, non c'è niente a supporto e a sostegno, diciamo a supplì, a modo di a modo di sostegno, diciamo così, della modalità di emissione monetaria. Non c'è. Tant'è vero, l'unico, diciamo, brogliaccio, diciamo così, l'unica concatenazione logica che può portare a dare un senso di concretezza all'emissione dell'euro, è che ci sia una autorizzazione da parte del Parlamento con una legge volta per volta, come anche ha fatto la Bramolini o l'assegnato. Abbiamo visto che per emettere questa quantità di assegnati, X per quanti erano, cioè voluta l'approvazione del Parlamento francese, della Commissione Costituente, dell'Assemblea Costituente della Rivoluzione. Lo stesso Lincoln ha dovuto emanare tre leggi a distanza di 8-10 mesi l'una dall'altra, tra 1861 e 1864, per cui ha poi dato seguito. Ecco, un'altra cosa importante, i greenback, quello che ho detto e poi farò vedere, erano emessi come anche la Signà, ecco, anche la Signà aveva una diciamo fonte di ricchezza, e cioè il dominio nazionale, il demanio nazionale. Anche Abramo Lincoln ha fatto qualcosa che è doveroso fare, cioè dire da dove sono fuori questi soldi, chiaro, no? E quindi, per esempio, Abramo Lincoln diceva, diciamo, aveva messo insieme un ensemble, così, un insieme proprio, un contesto in cui racchiudeva alcuni valori di vario genere, fra cui c'era anche con lui i beni nazionali, ma c'era anche il lavoro prodotto dai lavoratori del nord, dei
4 miliardi di dollari, motivo per cui, diciamo, evitando di andare in conferenza in debito con la grande finanza internazionale che gli prestava i soldi al 40%, perché in quel momento lui, in cui lui aveva bisogno di soldi, stava perdendo, il nord stava perdendo, è stato grazie a questa intuizione che ci ha avuto Abraham Lincoln che ha potuto emettere di nuovo questi soldi, per cui ha potuto costruire, mettere in industria a pieno regime, costruire le ferrovie e arrivare sui luoghi del campi di battaglia rapidamente, cosa che non era in quel momento stata ancora fatta, la rete ferroviaria era agli inizi, era malapena stata fatta una parte della ferrovia atlantica dall'Atlantico Pacifico, e quindi questo aveva generato questo indotto industriale, per cui poi armato di tutto punto erano riusciti a sconfiggere il sud. Quindi questo per dire che ci sono molti tipi di titoli al portatore, come anche ancora di più titoli in generale, il titolo di possesso della macchina, il titolo di possesso di casa, eccetera, eccetera, fare rogge al notaio, perché il notaio vi fa il titolo, no? E voi andate a, quando comprate la macchina, vi lasciano anche il titolo di proprietà della macchina, no? Perché se no non potete neanche venderla, ma neanche, addirittura neanche l'ottomano, vabbè. Quindi questa cosa è diventata ormai, diciamo, una metodologia ampiamente diffusa, e la cosa più importante è che quando nel 1929, il venerdì nero, 29 febbraio, la borsa di New York, poi a seguire i giorni successivi tutte le borse in giro per il mondo, sono saltate in aria, che era una serie di cose che è troppo lungo spiegare, tutti gli stati e tutte le banche centrali degli stati che già erano state formate una ventina, trentina d'anni prima, come abbiamo visto per la maggior parte, hanno ritenuto opportuno, diciamo, indire un congresso, anzi una serie di congressi, per discutere la nuova formula da adottare per la transazione dei titoli in generale. E una di queste si è svolta il 14 dicembre del 1930 a Ginevra, dove erano presenti 41 nazioni, con o i ministri o i governatori della Banca Centrale o entrambi, per discutere le modalità in particolare della emissione del titolo cambiario. Il titolo cambiario è quella che normalmente conosciamo come cambiario, no, nota di cambio, quella che 800-900 anni fa si chiamava nota di cambio. Perché? Per cercare di eliminare le storture e gli opportunismi creati dalla invidia, dall'ingordigia degli operatori che lavorano su quell'ambito, perché le banche falliscono non perché non pagano i clienti, ma perché qualcuno si mangia i soldi dall'interno, 1200 normalmente. Per cui diciamo, veniva formalizzata il testo unico bancario, quello che poi nel 1933 viene ratificato anche dallo Stato italiano attraverso il Regio Decreto 1599, appunto del luglio del 1933. Questo testo unico è stato fossilizzato nel 1933 ed è tuttora inalterato. Perché? Perché le convenzioni internazionali, quando vengono redatte, devono poi essere modificate da tutti i redattori originali, o quantomeno i rappresentanti illo tempore di quelle istituzioni internazionali. Quindi, siccome quei 41 stati nel frattempo sono spariti, sono stati accorpati, assorbiti, divisi in quanto la Jugoslavia, no, tanto per dire, no? È diventato 6 stati diversi, 7 stati.
stati diversi, eccetera, eccetera, non si può più cambiare. Per poterlo cambiare esiste la convenzione, le due convenzioni di Vienna del 1964 e del 1978, mi sembra adesso la data non mi ricordo, ma comunque diciamo recenti, in cui sono state stabilite le modalità di come si possono cambiare gli statuti di convenzione internazionale. L'esempio che io faccio sempre è quello del Brexit, no? L'Inghilterra prima ha aderito all'euro, poi a seguito del referendum ha deciso di uscire, per uscire non è indolore. Infatti la Gran Bretagna è stata condannata, diciamo sanzionata, a pagare 4 miliardi di euro, non so per quanti anni, per formalizzare e ufficializzare la loro uscita. Quindi se lo fa, ma per farlo ci vogliono tutta una serie di cose, fra cui l'Inghilterra esisteva 20 anni fa quando è entrata, esiste adesso, non è cambiato niente. Ma per quei stati, ad esempio la Jugoslavia, tanto che dite uno, o l'Unione Sovietica, no? Che in quel momento lì era una, nel 1930 era una, l'Unione Sovietica, posso diventare la 20 degli stati, 30. Quindi non si può più cambiare, tranne che se no, tutta una serie di trattati internazionali prevedono i propri leuci, che poi portano alla conclusione di essere. Ma per farlo ci vuole lo stesso trattato che hanno fatto anche per le acque internazionali, lo stesso nel 1933, è lo stesso trattato in cui hanno detto che non si può sorpassare l'Antartide. È lo stesso trattato? E non si può passare neanche nell'Antartide, tutte le nazioni effetto c'è niente. No. Senti, di convenzioni internazionali in Ginevra hanno fatto qualche centinaio, non di qualche migliaia. Grazie, ti chiedo perdono. Siccome sono costretto ad andare via, l'argomento però mi interessa e potremmo ripristinarlo. Quindi arriviamo ad oggi. Che tu entri un po' nel vivo da questo metodo. Finisco il curriculum cronologico e poi brevemente spiego come era che questo per arrivare appunto al momento attuale. Quindi nel 1930 viene fatta questa convenzione internazionale di Ginevra, viene ratificato dal Parlamento italiano nel 1933, viene adottata, viene mantenuta per forza obbligatoriamente, non perché lo Stato italiano prima virtuoso, gli altri no, è così per sempre ed è così anche con la volontà di voler cambiare, perché ci vorrebbero talmente tanti marchingegni che non vale la pena nell'impresa. Quindi oggi noi possiamo ancora operare nella stessa modalità del 1930, dobbiamo operare, per cui ad esempio incominciamo a pensare alla cambiale sociale. La cambiale sociale, bisogna fare ancora un altro fatto. Sarebbe lungo, ma devo stringere. Ci sono allora nel 1971 viene ufficializzato la morte del gold standard, cioè il fatto che tu almeno apparentemente dovevi avere un blocco da 3 quintali d'oro che fa una certa quantità di banconote o quello che era, perché se no non potevi emettere. Viceversa, nel 71 la cosa era talmente degenerata, stampavano talmente tanto denaro rispetto alla carenza di valore oggettivo, che a un certo punto hanno detto, vabbè, fermi tutti, cambiamo i giochi. E che cosa hanno detto? Allora, la banconota viene stampata con il sistema del fiat money. Il sistema del fiat money è quello della creazione della moneta non dal nulla, ma dall'apparizione sul mercato in generale sul mercato in senso intento ampio, di un bene, di una risorsa, di un manufatto, di qualunque cosa che prima non c'era e che apparsa immediatamente sul mercato, c'è qualcuno che lo vuole comprare. Nel momento in cui quel qualcuno deve andare a comprare, ha bisogno del denaro, della banconota. Quindi lo Stato, volta sua, gli dà, gli presta i soldi, per cui il privato cittadino va dal produttore, che ne so, del frigorifero e se
regime in cui la banconota, la moneta, viene trattata ed emessa al semplice scopo, cioè essere emessa a valore zero, non vale niente, pure se c'è scritto 10 euro o 1000 euro, non vale niente, vale nel momento in cui noi abbiamo tutta la serie. C'è il copyright, se non sbaglio, sulle monete di adesso, no? C'è il copyright, perché se non ci fosse il copyright uno potrebbe stampare quanto una volta, e invece c'è quello perché a un certo punto se ne sono accorti, gli hanno fatto, io personalmente gli ho fatto, non so, una venticinquina. Ti sono dato degli occhiali, non ti sei accorto. Una venticinquina di numerelle alla Banca d'Italia, ah, ecco, questo non lo sapete ancora. Io ho fatto mettere sotto processo la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia e le banche nazionali italiane. C'è un processo in corso, non lo sa nessuno. Io l'ho detto a tutti i giornali, l'ho mandato a... c'è un processo in corso, sono inquisiti il governatore, il direttore generale, eccetera, però come se niente fosse. Quindi questo per dire, e ci arrivo, così poi vedo le sprite, giustamente. Non voglio essere maleducato. No, è finita. Quindi la cambiale, che è un titolo, prima che cosa occorreva? Che andasse ad essere pagata in banca. Uno andava in banca perché? A pagare, perché c'aveva il denaro che era quel pezzettino d'oro, quell'oncetta d'oro che valeva dentro il cavo. Quindi andava in banca e dicevo, guarda che ho un goccetto d'oro, dammi la cambiale, ritiro la cambiale. Oggi non vuoi più fare, perché quella moneta che prima c'aveva l'oro alla parte, alla radice, poi invece no, c'ha il valore di quello che compra, cioè il frigorifero. Ma se posso il frigorifero, ci metto la cambiale che devi andare in cambiale. Tu puoi andare in gran cambiale, che è un titolo al portatore con un titolo che manco è al portatore. La banconota euro non è un titolo. Dovendo vedere legalmente, la cambiale vale molto di più, vale infinitesime volte la quantità di valore che c'è una qualunque banconota euro, che non vale assolutamente niente. Non vale niente. Non vale niente. Niente. Allora non c'è più il parametro, non c'è più la riserva aurea come era negli anni 60. Hai capito? Avete capito? Ecco allora perché noi oggi possiamo utilizzare la cambiale. La cambiale è un titolo a tutti gli effetti. Mo me ne do una copia, per voi. La cambiale sociale adesso vi stai riferendo? Tutte le cambiali, qualunque siano le cambiali. Ovviamente non è una pretesa, No. Dico, non lo chiamo.
valuta dollaro, cioè c'ha montagne di dollari che non valgono un cazzo, okay?